Uniti a loro e tra di voi nella fede e nella carità per essere sempre più fervorosi e coraggiosi testimoni di Cristo, ha detto il Santo Padre rivolto ai parenti e ai fedeli. Di seguito Benedetto XVI ha rivolto il proprio saluto ai nuovi porporati nelle varie lingue madri. Ai cardinali di lingua italiana ha detto: «Venerati fratelli, l'affetto e la preghiera di tante persone a voi care vi sostengano nel vostro servizio alla Chiesa, affinché ciascuno di voi possa rendere generosa testimonianza al Vangelo della verità e della carità». La creazione dei nuovi cardinali è stata indicata dal Papa come un'occasione per riflettere sull'universale missione della Chiesa nella storia degli uomini. Sebbene le vicende umane siano spesso convulse e contrastanti, la Chiesa è sempre viva e presente, portando Cristo, luce e speranza per l'intera umanità. Rimanere uniti alla Chiesa e al messaggio di salvezza che essa diffonde significa ancorarsi alla verità, rafforzare il senso dei veri valori, essere sereni di fronte ad ogni avvenimento, ha proseguito Benedetto XVI, rivolto ai porporati e a tutti i presenti. Prima di impartire la propria benedizione apostolica e di affidare alla protezione di Maria i nuovi cardinali e i fedeli con loro presenti, il Papa ha esortato a rimanere sempre uniti ai pastori, come pure ai nuovi cardinali, per essere in comunione con la Chiesa. L'unità della Chiesa è dono divino da difendere e far crescere, ha poi concluso il Papa. Richieste del Cardinal Tong ai fedeli e al governo di Hong Kong. Nel giorno in cui il Papa ha conferito la berretta cardinalizia a Monsignor Yong Tong sul giornale della diocesi di Hong Kong, sono apparsi due messaggi, uno ai fedeli, uno al governo della città. In essi il neocardinale chiede a tutti i cattolici di testimoniare la fede e i doni ricevuti attraverso la
Dove devi andare? Dove devi andare? Ascolti, va bestia come finire al bivio! Dai, uomo! Sta spiritendo! Sì. Ma mi sa che ti conviene a girare la roba. La roba, sì. Ti ho visto, ho detto, mo, no. Io vado adesso a Ascoli, vado, sette. Va bene lì sopra il po', vicino al po', dove appena passato il ponte. Ah, sì. Infatti se tu. Beh, se ti accompagno vicino verso via Le Bovie. Ah, sopra la palestra, sì, meglio. Ah, tu vai, sì, io sì. Vado verso Gambli, capito? Ah, capito? Ma no, ti accompagno, vivo in Torricella. No, sono di qua, yeah. Ah, allora, vabbè, è pure vicino, eh? Vabbè. Non vedi che tempo? Il tempo matto. Ecco, fa, purtroppo, per il tempo brutto. Ecco. Ogni anno a Cusè, ogni anno a Carnevale, ogni anno a Carnevale. È vero, si mette la maschera pure un tempo. Mamma mia. Cazzo. Speriamo che ne fa la neve. Quello che è il brutto. Quando a fa la neve la pure un po' l'estate. Lo so. Comunque. Sono che quattro ne fa pure, un monne sta sotto sopra. Sta sotto sopra pure lo tempo. È un tempo brutto, ma là ancora non se ne va la neve. Sì, lo so, lo so. Là è difficile. Devi fare molta strada adesso da Colombia alla la palestra. Sì. E poi ti accompagno bene là allora. Va bene, grazie. Sì. Ecco ti fa la rotonda, mi tornava. Per largare un ponte, torna là a questo ponte. Torna a scarto. Ho scattato. È mosca. Ma questo da mo che doveva allargare sto ponte dall'estate del 2000. Questo lo ponte si è ristretto come gli si è ristretto l'entrata mutata, capito? Se è finito i soldi lo ponte non si fa. Poi ce lo può. Gli scuole pure stanno fatte male. L'ospedale non ne parliamo. Ti ragione, vedi che la verità. La so a Roma, a San Camillo, 4-5 giorni io al pronto soccorso attaccata che la barella. Non vedi, mi sono sentito la San Dicco. Dimmelo tu allora dove c'è. E cammondo? Chiudo. Allora io con un pivo di origine ti faccio calare. Che ci posso inserire? Sì, sì, sì. Qua. Vabbè. Grazie. Aspetta.
Gio! Vai con il nome di Gio! Papa. Stop. 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 St